Siamo con Mister Logozzo della Gioiosa. Mister, oggi non è andato come lei aveva sperato. No, noi dovevamo solo vincere, quello è l'unico risultato che dovevamo fare. Abbiamo provato a giocare a calcio fin dal primo minuto. Siamo stati puniti da due lanci lunghi che ci hanno trovato un pochino impreparati, però la partita l'abbiamo fatta quasi sempre noi, meritavamo almeno il pareggio, partita tosta, partita bella da vedere. Sinceramente l'unica cosa che non mi è piaciuto è stato l'arbitraggio, completamente inadeguato, completamente... ha sbagliato tutte, qualsiasi tipo di decisione l'ha sbagliato. Per noi il campionato continua, abbiamo fatto finora un campionato fantastico. La Stirese è una grande squadra, ma era stata costruita solo per vincere il campionato. Noi eravamo stati costruiti per salvarci, ci siamo salvati con 15 giornate d'anticipo. Siamo terzi, dobbiamo difendere il terzo posto e giocarci il primo round dei playoff, speriamo in casa. Sì, in effetti ora si spera nei playoff, perché comunque le due partite rimanenti non permetteranno al Gioiosa margini per raggiungere il secondo posto. No, ormai il secondo posto è andato alla Stirese sicuramente, anche perché poi ha due partite abbastanza abbordabili. Noi dobbiamo cercare ora di concludere alla grande, cercando almeno di consolidare il terzo posto, e poi ci giocheremo le nostre carte e tutte le nostre chance ai playoff. Siamo con Mister Caridi della Stilese. Mister, oggi partita combattuta ma vittoriosa per voi. Sì, diciamo che la partita è stata una bella partita agonistica, anche troppo. Siamo riusciti ad andare in vantaggio sul 2-0 in 11 contro 11, la partita la stavamo controllando abbastanza bene. Penso che sul 2-0 non c'è stata partita. Poi purtroppo l'arbitro ha iniziato a sbandierare cartellini rossi a destra e manca e la partita si è incattivita. In questo frangente Gioiosa è uscito fuori, anche perché Gioiosa ha più gente mestierante, che sta col cervello, invece me hanno perso un po' la testa, ci siamo tirati un po' troppo dietro invece di giocare come sappiamo. Io comunque ho visto una bella squadra, ma ben messa in campo, con il numero 9, che non ricordo il nome, Martinez. È veramente imprendibile per certi versi. Martinez è un giocatore importante per questa categoria, deve lavorare molto sul piano tattico perché potrebbe fare male in qualsiasi momento. Purtroppo, lo dico sempre, non si deve calare nella mentalità della promozione, se vuole crescere deve lavorare e imparare ancora tante cose. Ora occhio ai playoff, questi playoff che stanno... Sì, i playoff ora, diciamo che abbiamo ora 4 punti di vantaggio sulla terza, abbiamo queste altre due partite da giocare, poi vedremo quello che accadrà poi dopo il primo turno. Sì, dicevamo che i playoff, perché il secondo posto dovrebbe essere, incrociando le dita, dovrebbe essere consolidato. Ancora mancano due partite, non sono d'accordo, perché comunque le partite vanno sempre giocate. Le partite vivono l'episodio, e quindi se l'episodio va male puoi perdere sempre campo.